Ben ritrovati con le news dalla comunità di Primiero. In questa edizione le ultime notizie dall'ente con il commissario Roberto Pradel. Come al solito le notizie dal territorio e ancora il punto sull'attività del soccorso alpino locale. In apertura invece 12 mesi di interventi con i vigili del fuoco volontari dell'Unione Distrettuale di Primiero. L'Unione Distrettuale di Primiero raggruppa 6 corpi di vigili del fuoco volontari comunali dei comuni della comunità di Valle. Del Primiero sono circa 150 uomini in servizio attivo, oltre ai quasi 50 vigili del fuoco allievi. Quest'anno l'attività, per ovvi motivi, si è ridotta. Le ore uomo impegnate nei servizi sono state circa 4.600, quasi metà rispetto allo scorso anno. Questo è dovuto alla pandemia. Rileviamo però un calo del numero degli interventi solo del 18%. Questo è dovuto al fatto che comunque l'attività dei vigili del fuoco non si è fermata. Gli interventi comunque, pur riducendosi, ci sono stati. Quest'anno abbiamo avuto anche parecchi incendi. Nella primavera, ricordo proprio in periodo di lockdown, dove era particolarmente difficile operare a causa delle prime disposizioni che arrivavano. Abbiamo avuto l'incendio di una stalla qua a Transacqua e l'incendio della Malga Frattassa a San Martino di Castrozza. Ci hanno fatto operare veramente in condizioni difficili, ma siamo riusciti comunque a svolgere senza problemi il nostro compito. L'estate è passata in modo tranquillo, abbiamo svolto molti interventi su incidenti stradali, ma diciamo siamo rientrati in una situazione di routine. Siamo stati impegnati per i servizi dovuti alle abbondanti precipitazioni dei primi giorni di dicembre. Siamo stati impegnati a portare soccorso alle popolazioni per vari allagamenti, in quota per le abbondanti nevicate, soccorso di automobilisti sulle strade che sono rimasti bloccati. Quindi abbiamo portato anche in questa situazione il nostro supporto di soccorso tecnico urgente. L'Unione in questa fase sta investendo molto nella ristrutturazione di alcuni locali e grazie alla compartecipazione del Comune di Primiero San Martino di Castrozza stiamo realizzando un nuovo laboratorio autorespiratore che è praticamente la parte che forse si vede meno dei vigili del fuoco, che è quella di sistemazione e pulizia delle attrezzature, in particolare gli apparecchi di respirazione, le bombole che si vedono negli interventi. Abbiamo acquistato già degli apparecchi, abbiamo formato il personale, stiamo finendo i locali e ecco, questo grazie anche alla collaborazione del Corpo di Primiero e dovremo riuscire entro l'anno a mettere in servizio questo locale a servizio di tutti i vigili del fuoco del distretto. Voglio ringraziare e augurare le buone feste ai nostri 150 vigili, agli allievi, ai comandanti soprattutto che hanno anche oltre l'onere degli interventistica anche l'onere della burocrazia che è molto impegnativo e in particolare un ringraziamento ai nostri comuni che ci supportano, alle amministrazioni comunali, la comunità di Valle e tutti i privati che ci aiutano nelle nostre attività. Nel prossimo servizio invece abbiamo incontrato il coordinatore del soccorso alpino locale. In questi giorni che è caduta tanta neve, la situazione è particolarmente pericolosa. Il bollettino Valanghe riporta un grado 4 su una scala di 5 in alcune zone, poi questo bollettino cambia via via che mutano le condizioni, però la raccomandazione accorata a tutti quelli che frequentano gli ambienti di montagna, soprattutto gli ambienti naturali, quindi sia alpinisti con le ciaspole a piedi, di prestare veramente la massima attenzione perché queste condizioni non sono così frequenti, non sono così usuali ed è estremamente rischioso andare a muoversi in ambienti impervi. Questo soprattutto per le persone che frequentano la montagna, ma pensate anche a noi soccorritori che poi dalle nostre attività quotidiane, siamo volontari, lasciamo tutto e veniamo a soccorrere le persone che hanno bisogno, mettendo a repentaglio anche la nostra sicurezza. Devo dire che 2020, anno particolare, anno di pandemia, come purtroppo ben sappiamo tutti, c'è stato un aumento del numero degli interventi, un aumento generalizzato che segue purtroppo un trend che va avanti da diversi anni. Ma devo dire che i dati visti nudi e crudi riportano un'impennata
degli interventi effettuati durante l'estate soprattutto. Si è visto, non c'è dubbio, che ci sono state più persone che hanno frequentato la montagna, pensando evidentemente ad ambienti incontaminati, e questo ha portato a maggiori, più frequenti incidenti. Il soccorso alpino della zona Primiero Vanoi si divide in tre stazioni storicamente: c'è una stazione di Cauria, una stazione a Primiero e una stazione che fa riferimento a San Martino di Castrozza. Il numero delle persone complessivo è di 54 soci, più o meno è stabile. Abbiamo anche un piccolo gruppetto di persone in formazione in questo momento. Purtroppo il 2020 ha bloccato molte attività formative e quindi siamo un po' in ritardo con l'ingresso di nuovi soci. Anche le attività formative che normalmente fa tutto il personale del soccorso alpino ogni anno hanno subito un rallentamento proprio a causa dei vari blocchi dovuti alla pandemia. Però diciamo complessivamente la situazione è positiva. Colgo l'occasione per augurare a tutti i colleghi, i soci della zona Primiero Vanoi del soccorso alpino veramente buone feste, che siano buone e passate serenamente. Ringrazio per il grande lavoro fatto anche quest'anno, ringrazio le istituzioni che ci sono rimaste vicine, abbiamo ricevuto anche dei contributi importanti, quindi di questo dobbiamo essere veramente grati alle istituzioni locali, contributi che ci consentono di rinnovare il parco macchine, di avere attrezzature sempre all'avanguardia, sempre all'altezza, che in modo da prestare la nostra azione sempre nel migliore dei modi. Nonostante questo, la differenza la fanno le persone, la buona volontà che ci mette ogni socio, che ripeto interviene in modo gratuito perché siamo dei soci volontari, e questo mi rende orgoglioso di rappresentare questa associazione. Ed ora invece con il commissario Roberto Pradel le ultime notizie dalla comunità di Primiero. La neve e l'acqua venute abbondanti a Primiero in questi giorni hanno creato difficoltà ancora una volta. Primiero è stato quasi isolato con smottamenti sullo Schener, la chiusura del Passo Rolle per l'endemico storico problema della strada che alla prima nevicata viene chiusa. Vi sono stati problemi e smottamenti della strada del Broccon sopra l'abitato di Ronco, quindi una valle fragile e che necessita sicuramente di interventi strutturali forti. Pensiamo alla galleria dello Schener in primis, e quindi i prossimi mesi saranno dedicati a far sì che questo progetto venga definitivamente avviato, così come anche la risoluzione del problema del rolle deve essere affrontata, nel senso che alla prima nevicata non può essere che per una settimana, 10 giorni, il passo rimanga chiuso. Detto questo, è una gran bella notizia, è stato approvato in sede di via il progetto definitivo della cabinovia che andrà verso Rolle, quindi a chiudere il carosello che parte dalla Tognola e arriva fino a Rolle. Anni di lavori, di pensieri, dal progetto preliminare partito qui in comunità si è arrivato a questo grande risultato, e quindi penso che la valle sia contenta pur in questo momento di difficoltà. Questo periodo natalizio, questo periodo di Covid crea delle difficoltà agli anziani, quindi una vicinanza alle famiglie che hanno avuto delle perdite, e così come una vicinanza ai giovanissimi che si trovano un po' spiazzati, non hanno, soprattutto quelli delle scuole superiori, la possibilità di andare a scuola. Quindi voglio fare un augurio perché sappiano comunque motivarsi e studiare, perché il fine della scuola non è prendere 6 e essere promossi in automatico, ma facciamo solo un esempio, ad esempio imparare l'inglese e non prendere un 6 in pagella. Quindi invito i ragazzi a essere determinati in questo periodo di difficoltà. Come comunità abbiamo aperto lo spazio ai giovani, l'officina giovani, quindi invito chi ha difficoltà nei compiti, negli strumenti, strumentazioni, ad affiancarsi a questo servizio che è sostenuto dalla comunità proprio per facilitare questo momento di transizione e al ritorno alla vita scolastica normale. Un invito quindi vero a essere coesi in questo momento di forte difficoltà, così come invito coloro che ci dovessero trovare in difficoltà per la chiusura di qualche albergo, perché rimangono senza lavoro, a non avere paura, a far
a fare il numero della comunità, a farsi sentire, a passare da queste parti, chiaramente su prenotazione, su appuntamento, perché se si trova in difficoltà i servizi sociali della comunità possono dare delle risposte. Quindi auguro che questo momento, questo periodo passi, sono certo che nei primi mesi primaverili le cose si affioriranno, passeranno, ma esorto tutti a non avere paura a bussare alle porte delle comunità se ve ne sia bisogno. È davvero tutto per questo appuntamento con le news da Primiero. Come al solito un ringraziamento al nostro cameraman Stefano Marletta, alla post-produzione e al coordinamento di Gianangelo Pistoia. Vi lasciamo la copertina di colore dedicata questa volta alla lavorazione tradizionale delle salsicce trentine con la famiglia Caser a Cauria. Noi ci rivediamo nelle prossime settimane con il TG della comunità di Primiero. Vi proponiamo come vengono fatte le salsicce o lugane a trentina, diciamo, nel nostro laboratorio, come una ricetta di quasi 100 anni fa. Prima allora si prende la coscia, in questo caso abbiamo la coscia del maiale, dobbiamo spolparla, no? E poi si fanno tutti i vari pezzi e si comincia a macinarla. Adesso passiamo alla salatura e i vari aromi che si mettono nella pasta. Ecco, adesso passiamo all'espulsione. Adesso vediamo come vengono anche legate le nostre salsicce. Allora, prima vengono punte per far uscire l'aria. E dopo vengono legate in catena. Si fa l'asola per appenderle ed ecco, dopo tutto il processo di lavorazione, la lugana è a cauriotta.